Festa della Toscana, luci ed ombre al Teatro del Giglio, 6 comuni e 14 istituti comprensivi, ma si dimenticano di due ragazzi disabili. Assi viari, i tempi si accorciano, entro al massimo il 2014, nuovo assetto viario per la Piana di Lucca, a dirlo è il governatore Rossi. Oggi 100 anni di fratel Arturo Paoli, in suo onore un convegno e la veglia alla parrocchia di San Martino in Vignale. Nottolini avanti tutta, domani sera contro Castel Fiorentino le ragazze di Beccheroni vogliono tornare alla vittoria. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione su di Lucca. In apertura del nostro notiziario la festa della Toscana, stamani al Teatro del Giglio si è tenuta un'iniziativa che vedeva coinvolti i consiglieri comunali di 6 amministrazioni e 14 istituti comprensivi lucchesi all'interno del programma proprio della festa della Toscana. Bella l'idea, macchiata purtroppo da un problema logistico, vediamo quale nel nostro primo servizio. Il 30 novembre 1786 Pietro Leopoldo di Lorena, Granduca di Toscana, aboliva all'interno della riforma penale la pena di morte. In memoria di quest'atto fortemente innovativo, alla data odierna è stato assegnato il ruolo di festa della Toscana. Una festa che, a dire il vero, a Lucca è piaciuta sempre poco, visto che la città non faceva parte del Granducato di Toscana al tempo di Lorena e che solo nel 2009 è stata accettata anche come festa dei lucchesi, dopo che nel 2000 il Consiglio Comunale con Pietro Fazzi sindaco votò a maggioranza per non aderire alla celebrazione toscana. Stamani al centro del programma della festa della Toscana vi era il Consiglio Comunale condiviso da 6 comuni lucchesi, aperto a 14 istituti comprensivi di Lucca e della Piana sul tema della diversità dal titolo Una storia, tante diversità ancora in viaggio. I politici di Lucca, Capanno, Porcari, Alto Pascio, Pescaglia e Villa Basilica hanno ascoltato i ragazzi ed i bambini analizzare il tema. Obiettivo? Quello di cercare di cogliere forse aspetti più chiari agli occhi di un bambino rispetto a quelli dell'adulto. Iniziativa lodevole da ogni punto di vista, con purtroppo una pecca organizzativa che ha lasciato esterrefatti. Il sindaco di Capannori del Ghingaro, a nome di tutti i sindaci presenti, si è scusato per un disguido tecnico che non ha consentito a 2 bambini disabili dell'istituto Carlo Piaggia di poter raggiungere il Teatro del Giglio assieme agli altri. Un assurdo se si pensa che il tema di giornata era proprio la diversità, con le insegnanti della scuola capannorese ferite dall'accaduto e convinte di aver fatto quanto possibile perché 2 studenti potessero essere della mattinata. Successivamente 2 alunni sono riusciti con 1 ora e 40 minuti di ritardo a giungere a destinazione, uno trasportato da un mezzo della Croce Verde, l'altro addirittura dalla madre. Passi avanti per il progetto degli assi viari. Il presidente della regione ha sottolineato la priorità di questo intervento, considerato una necessità per lo sviluppo e la competitività dell'area lucchese della Garfagnana, durante l'incontro con la direzione nazionale dell'ANAS e vertici dei ministeri dei trasporti a Roma. Durante la riunione è stato preso l'impegno di completare la progettazione preliminare del progetto entro l'anno, in modo che possano iniziare le procedure che dovranno puntare all'approvazione in tempi brevi presso il CIPE. Rossi ha assicurato il sindaco Tambellini che tornerà a sollecitare il Ministero dei Trasporti. È stato affermata inoltre la volontà di giungere entro il 2013, al massimo nel 2014, al nuovo assetto viario per la Piana di Lucca, che si dovrebbe concretizzare con un atto definitivo dell'opera. E sempre in tema di mobilità, il governatore Rossi congela il piano di chiusura delle piccole stazioni sulla linea ferroviaria Lucca-Firenze e apre un tavolo di concertazione con i sindaci per ricercare soluzioni condivise. È soddisfatto il sindaco Alberto Baccini di ritorno da Firenze, dove ha partecipato insieme agli amministratori locali all'incontro in regione. Sono felice che Rossi abbia fatto un passo indietro, commenta. Adesso sarà il tavolo di lavoro regione piccola
piccoli comuni che dovrà individuare soluzioni condivise. Vaccini che ringrazia il sindaco di Lucca, precisa per il senso di responsabilità dimostrato e anche consapevole della necessità di velocizzare la tratta Lucca-Firenze, così come delle esigenze di razionalizzazione del servizio, ma confida che il buon senso di tutti porti a trovare una sintesi che riesca a non penalizzare eccessivamente le popolazioni residenti nei comuni minori. E passiamo a una notizia di cronaca: i carabinieri della stazione di Capanno hanno denunciato per il reato di furto con destrezza due cittadini italiani, madre e figlio di 45 e 26 anni, che lo scorso 5 novembre avevano messo a segno alla gioielleria Giovacchini di Porcari. Le indagini conseguenti al verificarsi dell'evento hanno consentito di accertare che gli autori del furto si erano recati anche all'interno di un esercizio commerciale posto nei pressi della gioielleria, dove erano stati immortalati dall'impianto di videosorveglianza. Visionati i fotogrammi del filmato, i due venivano riconosciuti dal titolare della gioielleria Giovacchini quali artefici del furto. I due, già conosciuti alle forze dell'ordine, sono stati inoltre inchiodati anche da una contravvenzione emessa dalla Polizia Municipale di Porcari all'ora e nel luogo del furto. E cambiamo decisamente pagina, passiamo alla crisi aziendale. Il nuovo decreto sviluppo sembra offrire vantaggi per favorire il risanamento delle imprese. Si è tenuto per discutere su questo tema un convegno a Palazzo Bernardini, dove è intervenuto anche il presidente di Confindustria Toscana, Pier Francesco Pacini. I dettagli nel servizio di Silvia Toniolo. Crisi aziendale, come gestirla? Effettuando interventi a favore del risanamento delle imprese, previo approfondimento culturale tra professionisti, imprenditori e mondo bancario. Questo è il quadro generale dell'incontro che si è tenuto a Palazzo Bernardini, cui hanno partecipato docenti di economia, diritto, finanza e fisco, con un dibattito costruttivo con imprenditori, professionisti del sistema bancario, cui è intervenuto anche il presidente di Confindustria Toscana, Pier Francesco Pacini. Il decreto sviluppo, in vigore da meno di 3 mesi, rappresenta di fatto un'accelerazione decisa verso la continuità aziendale, perché offre strumenti a disposizione dell'imprenditore che possono e devono essere usati nell'interesse di azienda, dipendenti e creditori. Di fronte alla prospettiva di fallimento o di liquidazione dell'impresa, ha dichiarato la presidente di Assindustria Lucca, Cristina Galeotti, possiamo trovare alcuni strumenti che possono facilitare il processo di risanamento. Con l'entrata in vigore del decreto, infatti, sono state apportate alcune modifiche alla legge fallimentare al fine di favorire la continuità operativa delle imprese in crisi. Tuttavia, è quanto mai necessaria, secondo Galeotti, una crescita culturale da parte di tutti i settori coinvolti, al fine di comprendere quale sia il migliore strumento di gestione e, soprattutto, quale possa essere il momento migliore per attuarlo. Questo è lo spirito costruttivo dell'incontro: favorire il massimo scambio di informazioni per utilizzare al meglio le opportunità offerte dal decreto sviluppo. Grande successo per la serata organizzata da Confcommercio con lo psichiatra e scrittore Paolo Crepè al Real Collegio di Lucca. Genitori e figli, l'educazione fra lavoro, tempo e società, il titolo della conferenza in occasione della presentazione ufficiale del nuovo gruppo provinciale del terziario Donna di Confcommercio Lucca. L'evento è stato reso possibile grazie al contributo del gruppo Intesa San Paolo, presente sul territorio con gli sportelli della Cassa di Risparmio di Pistoia e Lucca, ed ha toccato il tema del delicato rapporto di oggi fra genitori e figli, influenzato dai fattori del tempo, del lavoro e della società circostante. Un ispirato Paolo Crepè è riuscito a tenere altissima l'attenzione del nutrito pubblico accorso, uscendo dai luoghi comuni in materia con la consueta dimestichezza dialettica ed incisività di linguaggio. E passiamo a parlare di Porcari. Sarà un 2013 particolare proprio per il comune di Porcari, perché ricorrerà il centenario della sua nascita. Domani sarà presentato il calendario degli eventi, ma già stamani sono state dette alcune anteprime, sentiamo quali nel nostro servizio. Il comune di Porcari si appresta a festeggiare le 100 candeline.
e lo fa pensando in grande. Infatti già da circa un anno e mezzo un comitato presieduto dal presidente della Fondazione Lazzareschi Angelo Del Carlo sta mettendo a punto un calendario di appuntamenti volte a coinvolgere bambini, adulti, enti e associazioni del territorio alla ricerca anche di un evento che possa diventare continuativo nel tempo. La bozza sarà presentata domani, ma già stamani sono state annunciate alcune iniziative. Allo scoccare della mezzanotte dell'ultimo dell'anno apparirà sulla collina che domina il comune la scritta luminosa con numero 100 che poi per un anno accompagnerà le notti porcaresi. Sulla falsariga della storica festa dei Ranocchi, chiusa circa 15 anni fa, si darà vita ai giochi del centenario dove i 6 rioni si sfideranno in tornei sportivi. Culmine dell'evento gli scacchi viventi stile marostica dei finalisti dei rioni che si svolgerà allo stadio. La chiusura sarà invece dedicata alla memoria di Don Ivo Ghiselli, parroco di Padule per 50 anni, al quale sarà intitolata la scuola materna del Padule. Sarà però anche un anno nel quale discutere dei grandi temi di attualità. Io penso che ovviamente il centenario deve essere una grande festa di popolo, ovviamente una festa di paese, perché ovviamente è una celebrazione di noi stessi e della nostra storia. Però credo che proprio questo debba essere un po' lo spartiacque, no, di questa manifestazione, avere un'anima in questo senso, riflettere, naturalmente celebrare ed essere orgogliosi del nostro passato, ma discutere anche del nostro futuro, cioè capire che cosa ci aspetta, cosa la nostra comunità può fare e sta facendo magari di positivo e di importante per preparare il terreno e il futuro alle nuove generazioni, quello che sostanzialmente i nostri vecchi hanno fatto per noi. Dai 100 anni del comune di Porcaria ai 100 anni di fratel Arturo Paoli, da tutto il mondo stanno giungendo proprio in queste ore gli auguri ad uno dei nostri più illustri cittadini. Noi lo ricordiamo col nostro servizio. Fratel Arturo Paoli compie 100 anni. Da tutto il mondo arriva un caloroso e accorato augurio ad una personalità straordinaria che è stata ed è tuttora simbolo di fede, speranza e soprattutto educazione. Amato dai giovani che non ha mai smesso di accompagnare nel suo cammino didattico, Arturo Paoli ha attraversato nella sua vita anche ostacoli, andando incontro a molte critiche con la serenità propria di chi sente di essere chiamato ad una missione di costruzione della fede. Il suo impegno cristiano inizia ai tempi della Resistenza, prosegue negli anni 50 con l'impegno di vice assistente nazionale dell'Azione Cattolica, una parentesi tralasciata poi per dedicarsi interamente alla formazione dei giovani. Il suo altruismo lo ha visto protagonista di alcune missioni spirituali anche fuori dal paese, come negli anni della dittatura argentina, dove ha sostenuto con fervore il suo impegno di lotta per la pace e di difesa dei diritti del popolo latinoamericano. Così, per celebrare il suo compleanno, si è tenuto un convegno cui ha presenziato anche Monsignore Italo Castellani. Una prima lezione del corso sulla dottrina sociale della Chiesa, tenutasi nell'Aula Magna dell'Arcivescovato. E nel suo giorno, il 30 novembre, è in programma invece una veglia di preghiera alla Chiesa di San Martino in Vignale, dove in molti sono pronti ad accoglierlo, laici e cattolici, uniti nell'amore di un esempio di coerenza spirituale. E prima di passare allo sport, una notizia tra sacro e profano a Lucca e dintorni, è il titolo del libro di Franco Ceri che verrà presentato lunedì 3 dicembre alle ore 21 presso il centro parrocchiale di Lunata. Oltre all'autore presenteranno anche Monsignor Italo Castellani, il dottor Andrea Fagioli, direttore di Toscana Oggi, e Maria Pacini Fazzi, un incontro da non perdere. E dopo la sigla, la pagina sportiva. Per lo sport apriamo con la Lucchese, la Corus Advertising scende al fianco della Lucchese per sostenere il progetto Rosso Nero e aiutarla a crescere. Oggi nella sala stampa del Porta Elisa Mirko Cinelli, Marco Gonzadi e Moreno Micheloni hanno illustrato le ultime iniziative messe in campo. La Lucchese ha la sua mascotte e non poteva essere che una mega pantera, naturalmente con indosso la maglia a strisce rossonere. Ora bisognerà trovargli un nome che sarà scelto con un sondaggio pubblico attraverso il sito ufficiale fclucchese1905.com. È la prima iniziativa concreta che la Corus di Mirko Cinelli mette in campo insieme alla Lucchese per coinvolgere la città.
L'altro progetto è la card rossonera, che sarà seguito per conto della Lucchese da Nadia Bertolli. La card sarà distribuita gratuitamente sin dalla prossima gara interna con la Virtus Castelfranco. Sarà data a tutti i tifosi e simpatizzanti della Lucchese in maniera totalmente gratuita e servirà per accedere a degli sconti, a dei bonus verso tutti quegli esercizi commerciali che si affileranno a questo, diciamo, progetto. Quindi direi che la Corus sta facendo un'opera sinergica con la società proprio per riuscire a stimolare e a invogliare la gente a stare più vicina ancora alla Lucchese. E la Lucchese non sarà quindi sola a Pistoia, saranno almeno 300 i tifosi rossoneri pronti a sostenere la squadra al Melani, e per facilitare la trasferta la società ha organizzato un servizio di prevendita direttamente al botteghino del Porta Elisa, che sarà attivo anche domani dalle 18 alle 20. Il tagliando di curva ospiti costa 11 euro compreso il diritto di prevendita. Il derby sarà diretto da Marco Proietti della sezione di Terni. E dal calcio passiamo al volley. Domani sera alle 21.15 la Nottolini Volley proverà a gettarsi alle spalle le brutte sconfitte delle ultime settimane. L'avversario Castel Fiorentino non è di quelli da far tremare i polsi, ma le ragazze di Beccheroni non dovranno sottovalutare l'impegno. Il servizio. Tornano in campo domani sera le ragazze della Nottolini Volley, che sul campo di Castel Fiorentino sono chiamate a riscattare la prestazione incolore di domenica scorsa, quando di fronte alla non irresistibile Ozzano hanno rimediato la quarta sconfitta consecutiva. La partita contro la Ghizzani Castel Fiorentino sarà in parte la fotocopia della gara di Ozzano, almeno a guardare la classifica, con le ragazze di Beccheroni che si approcciano al match da favorite, visto il ruolino di marcia tenuto dalle ozzanine con una sola vittoria in 7 confronti. Ultima sconfitta per le emiliane contro la capolista Ambia Cavallini con un netto 3-0, ma in quell'occasione il divario era tale da non dare grosse speranze di vittoria alla vigilia alla Ghizzani. L'unica vittoria per le ragazze di casa è giunta invece contro la Cenerentola del girone Cervia, ancora al palo con 0 punti e solo 4 set vinti. Insomma, per le capannoresi si tratta di una buona occasione per uscire dal tunnel che l'ha vista soccombere nettamente negli ultimi due match di campionato, dopo un inizio di stagione sfolgorante con 3 vittorie consecutive e la soddisfazione di aver portato via 2 dei 4 set fin qui concessi alla capolista Montelupo Fiorentino. La prestazione di domenica scorsa non lascia tranquilla la dirigenza Nottolini, perché contro Ozzano Dovichi e compagne sono state troppo brutte per essere vere. Ci vorrà quindi la Nottolini di inizio stagione per gettarsi alle spalle la crisi di gioco e risultati delle ultime settimane. Beh, questa è la nostra ultima notizia per l'edizione di stasera. Non mi resta che ricordarvi che tutti i servizi li potrete vedere sul nostro sito di lucca.it o tramite l'applicazione per smartphone Lucca Notizie. Vi rinnovo i miei ringraziamenti per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata con i programmi di Lucca.